Buonasera a tutti e a tutte, grazie per la partecipazione. Allora, iniziano i lavori. Intanto mi presento, sono Antonella Bertuzzi della FISAC CGIL. La FISAC CGIL è l'organizzazione all'interno della CGIL della categoria dei bancari e degli assicurativi. Noi insieme alla Camera del Lavoro di Catanzaro abbiamo voluto organizzare questo evento nonostante la complessità dell'argomento che ci vede sicuramente impreparati su questi aspetti, e per questo ovviamente sono coinvolti poi gli operatori invece che affrontano il problema in maniera organizzata e professionale. E siamo convinti comunque che possiamo analizzare il problema non dal punto di vista umano, non ci permettiamo, ma sicuramente politico e sociale. La collettività si deve attrezzare, data le percentuali di questo problema che ormai purtroppo sta raggiungendo dei numeri assolutamente preoccupanti, quindi la collettività si deve attrezzare per dare il sostegno alle strutture, gli aiuti per le varie organizzazioni, associazioni che ci sono, mentre la politica sicuramente deve mettere in piedi un percorso per cercare di risolvere il problema dal punto di vista sociale e culturale, quello non lo possiamo sicuramente fare noi. Il nostro impegno quindi oggi è solo quello di iniziare un percorso di un progetto dove poter divulgare il problema insieme alle nostre lavoratrici, ai nostri lavoratori, per appunto creare un passaparola e soprattutto mettere all'attenzione della nostra cittadinanza che nel nostro territorio esistono delle organizzazioni, dei percorsi, delle istituzioni che sono sicuramente in grado da un punto di vista professionale e soprattutto istituzionale proprio per questo poter accompagnare in questo problema le persone che possono trovarsi in una situazione di questo dramma. E come FISAC nazionale, la nostra categoria a livello nazionale, è stata giorni fa propagandata un'iniziativa dal titolo Silenzio Assordante, proprio per il caso che purtroppo ci ha interessato come Calabria di Merito Portosalvo. E lì appunto ci ha toccato in particolar modo quell'episodio perché tutta la cittadinanza, comprese gli amici, le insegnanti, qualsiasi persona di quel piccolo paese era al corrente di questa violenza, ma purtroppo nessuno ha parlato e ha taciuto per molto tempo, e questo ha avuto una particolare attenzione da parte della FISAC nazionale, che ha voluto dedicare proprio una giornata alla ragazza di Merito Portosalvo. Aspettate che ho perso il tempo, scusate l'emozione, perché il lavoro in questa sede, cioè perché un'organizzazione sindacale si può interessare di questo argomento? Non siamo lontani, perché purtroppo in Italia, l'Italia è l'ultima nazione d'Europa per il tasso di occupazione femminile ed è al 61° posto della graduatoria per le parità di genere, quindi non siamo lontani da questo problema. L'Italia dovrebbe favorire l'accesso di almeno 3 milioni, quasi 3 milioni di donne per poter allinearsi agli altri paesi europei. Un obiettivo che dovrebbe ricadere, che avrebbe delle ricadute sicuramente positive su tutto il territorio nazionale, a iniziare dal PIL, però questo dovrebbe liberare le donne da quelle che sono le attività di cura che oggi il welfare della nostra politica non consente, quindi praticamente non permette alla donna di poter entrare nel mondo del lavoro. E quindi in questo noi ci siamo, come CGIL l'argomento non ci vede lontani da questo punto di vista. Nel nostro settore ogni azienda fa degli accordi proprio per questo, cioè oggi ci vogliono accordi per poter stabilire gli inquadramenti, i percorsi di carriera delle donne, perché ancora ad oggi purtroppo il problema esiste. E l'ultima cosa che posso dire io, il 26 c'è l'organizzazione della giornata internazionale, c'è una manifestazione a Roma indetta dall'UDI e da tutta una serie di associazioni dove la CGIL ha aderito, avete trovato il locandino sulle sedi, quindi chi vuole partecipare a questa manifestazione è una giornata importante. La domenica poi ci sarà una serie di tavoli sulla molestia sui posti di lavoro, sugli aspetti legali, quindi una giornata piena per evidenziare questo problema. Quindi io concludo e passo la parola alla dottoressa Varano che coordina i lavori. Grazie. Buonasera, io entro subito nel merito presentando gli ospiti di stasera, che sono tutte donne, anche se le conclusioni verranno fatte da un uomo, è un motivo per cui siamo prevalentemente donne, ci sarà, perché si parla di donne e si parla di violenza.
Allora, abbiamo la dottoressa Verusca Vincitore della questura di Catanzaro, che si occupa di minori, ma non solo, allargando proprio a quello che è la sfera dei minori, entra nel vivo proprio del mondo femminile, del mondo delle madri e del mondo delle donne. C'è poi Maria Grazia Muri, che è la presidente dell'associazione Astarte, che con la violenza sulle donne e con quel mondo lì ha a che fare tutti i giorni e ci racconterà proprio la sua esperienza. Abbiamo la dottoressa Renata Tropea dell'ASP di Catanzaro, ma lavora su Lamezia, proprio nel pronto soccorso dell'ospedale di Lamezia, dove è stato attivato un percorso proprio relativo alle donne, alla violenza che subiscono quotidianamente. E accanto a me l'avvocato Stefania Figliuzzi, che è presidente dell'associazione, ora lo leggo perché a memoria non ricordo, sì, attivamente coinvolti, ma non è solo questo, lei è proprio attiva in Calabria per una rete di associazioni che riguardano le donne e la loro quotidianità. Tutte parleranno della loro esperienza, però io inizierei proprio entrando nel merito con la dottoressa Tropea, perché ci racconta di questa esperienza nuova e forse anche unica, la prima in Calabria, che è il percorso Rosa Bianca. In che cosa consiste? Soprattutto io sono curiosa di sapere, quando una donna arriva in pronto soccorso, come si attiva tutto il meccanismo che poi porta ad una serie di azioni che dal pronto soccorso arrivano anche a livello istituzionale, nelle varie sedi giudiziarie, nella questura, eccetera. Grazie e buonasera, io porto il saluto della dottoressa Ermio, che purtroppo era indisposta stasera, quindi sono Renata Tropea, sono medico di pronto soccorso e sono presidente della sezione Associazione Donne Medico di Lamezia. Devo fare delle premesse, innanzitutto sono molto lieta di incontrare dei volti noti, quindi vuol dire che la rete alla fine va avanti. La dottoressa Vincitore, ci sono dei volti che comunque vedo in televisione, comunque nelle riunioni che frequentissime ormai si fanno sull'argomento, perché questo purtroppo è un fenomeno ormai importante, e quindi questa è la prima riflessione che ho fatto. Meno male che ci incontriamo, meno male che lavoriamo. Per quanto riguarda Lamezia e il percorso Rosa Bianca, io devo spendere due parole riguardo come si è arrivati a questo e che cosa hanno fatto l'Associazione Italiana Donne Medico. Allora, dicevo poc'anzi che quando si tratta di fenomeni importanti come quello della violenza, fenomeni sociali che non appartengono chiaramente, noi siamo qui in prevalenza donne, ma questo non è un problema femminile, questo è un problema che riguarda tutti. Non si sfugge a questo, e più in là ci occuperemo anche di chi provoca violenza, e quindi stiamo andando anche oltre quello che è la vittima, quello che sono, ma i problemi sono tanti. Allora, noi abbiamo iniziato molti anni fa alla Lamezia come Associazione Italiana Donne Medico, un'associazione scientifica che però ha delle ricadute sociali, chiaramente. Noi ci muoviamo in un contesto che non sono solo le malattie, un contesto sociale. E c'è stata una congiunzione positiva, perché? Perché il Comune di Lamezia si è posto come capofila di un progetto. E questo per quanto riguarda la politica è quello che può nascere e può essere continuato. Capofila quindi di un partenariato che vede l'associazione Donne Medico chiaramente prima fila, ma ci sono state anche altre associazioni, quelle dei psicologi, il centro antiviolenza della nostra città, quello è il fulcro intorno al quale abbiamo ruotato, perché i centri di antiviolenza è da tempo che lavorano in questo senso, che si avvalgono di consulenze illustri come quella degli psicologi, e noi siamo entrati in questo progetto. Ci siamo riunite periodicamente a titolo gratuito, chiaramente, volontariato, perché è quello che muove il mondo, parliamoci chiaro. E quindi abbiamo cominciato a seguire questo progetto. Questo progetto, quindi, e sono state le pazienti che venivano in pronto soccorso, che da sempre vengono in pronto soccorso, le persone disagiate che affluivano al centro antiviolenza. Devo ricordare che come partenariato fanno parte anche gli avvocati,
come patrocinio gratuito, e poi vi spiego perché, perché queste cose sono importanti. E quindi è nata in modo parallelo con l'evoluzione anche dei tempi. Perché? Perché si è arrivati poi alla legge sul contrasto alla violenza, e questa ha fatto scattare, quindi, come allarme sociale, ma anche le istituzioni si sono posizionate, e quindi è nata questo percorso Rosa Bianco, percorso Bianca, che non è più una situazione di volontariato, è un percorso istituzionalizzato. E che cosa, in che cosa consiste? E allora, chiaramente il pronto soccorso è il crocevia di molte vicende umane. La violenza si trasmette con danni sia psichici che fisici. Per forza di cose, o prima o dopo, si arriva da parte della donna, ma anche da parte di altre persone fragili, perché Rosa Bianca prima si chiamava Percorso Rosa, come molte di voi sanno, poi è stato perfezionato questo concetto e allargato, perché ognuno di noi, anche un uomo, in un periodo vulnerabile della sua vita, può essere talmente fragile da subire una situazione di violenza. Gli anziani, i bambini, quindi Rosa Bianca comprende tutti, non è solo la donna. Certamente la donna rappresenta da sempre un esempio, purtroppo è un'icona di questa situazione disagiata. E allora, che cosa si è pensato? Che la donna che accede al pronto soccorso non può ricevere solo un atto medico, che consiste nella visita, quindi nella cura, nella diagnosi, nella prognosi. Cioè la donna poi chiaramente da sempre viene attenzionata, sì, ma esce con un referto, e poi sta a lei tornare nella sua situazione e decidere, richiamare in gioco altre figure se lo vuole, e quindi una persona che fondamentalmente rimane da sola dopo quella mezz'ora, un'ora in pronto soccorso, parliamoci chiaro. Il percorso Rosa Bianca fa sì che, ecco perché la mezza può essere un esempio chiaramente perfettibile, ma è un esempio da tenere in conto. In che cosa consiste? Consiste nell'attivazione istituzionale di una task force. Il concetto di task force è importantissimo, visto che c'è un fenomeno di violenza, visto che bisogna essere in tanti a dare supporto a questa persona, la presa in carico di questa paziente inizia lì in pronto soccorso. Chiaramente le viene in quel momento, innanzitutto viene accolta da operatori formati che noi stiamo formando, la dottoressa Pingitore è stata ieri in Italia, ieri con noi, e personale formato, vale a dire che in pronto soccorso anche i nostri infermieri, che devono fare accettazione, quindi è il triage, vengono formati ad accogliere questa persona che non sempre si presenta dicendo che ha subito violenza. Questo è un fenomeno sommerso. Oh, e allora gli operatori devono scovare, devono tirare fuori in quel momento, devono capire, e quindi questa persona comincia a prendere, una volta segnalata al personale di turno, prende un percorso privilegiato, che è il percorso Rosa Bianca. Innanzitutto viene tolta dalla sala d'attesa, perché mi dispiace, perché se ci rivediamo si vedranno tanti filmati dove viene proprio visualizzato quello che è il momento dell'arrivo in pronto soccorso. La vittima, statisticamente ormai sappiamo che in molti casi, nella maggior parte dei casi, viene accompagnata dal suo aggressore. Perché? Perché, come ben sapete, perché ormai se ne parla in tutti i mass media eccetera, purtroppo questa è una situazione che va a mettere in discussione proprio il nucleo familiare, le relazioni più vicine a noi, per cui niente di più facile che quella persona, prima, perché c'è tutto un meccanismo che è stato studiato, è un meccanismo in cui dobbiamo entrare per capire perché questa donna subisce, questa persona è in uno stato di fragilità permanente e non riesce a ribellarsi. Succede che
le viene fatta l'ennesima violenza in casa da persone alle vicine che possono essere il compagno, il marito, e quindi viene accompagnata perché? Quello non è l'accompagnamento dell'amore, quello è l'accompagnamento del controllo, perché questa persona assolutamente deve essere controllata per non denunciare questa situazione. C'è tutto un meccanismo perverso di rapporti personali che si instaura. Non dimentichiamo che questa persona è spesso una madre di famiglia, viene perché è costretta dalla lesione, gli fa male il braccio, è stata strattonata, è stata ferita, è stata contusa, quindi per forza di cose deve rivolgersi, magari non lo vorrebbe neanche, al pronto soccorso. Ma non dimentichiamo che spesso ha dei bambini minori a casa, quindi in quel momento è lontana dall'idea di dover rivoluzionare la sua vita quotidiana, dalla denuncia, che è tutto un percorso più in là. Ma il percorso rosa che cosa è? Viene presa in carico questa persona, viene posta in un ambiente accogliente dove non entra nessun accompagnatore. Nei casi estremi di violenza sessuale, purtroppo, noi ci siamo posti anche il problema che in quella stanza e in tutte le consulenze che farà questa persona, quella la raccolta tutta di reperti biologici, di fotografie che fanno parte purtroppo di questa situazione, devono avvenire tutti nella massima privacy. Quindi noi al pronto soccorso di Lamezia abbiamo anche una stanza che non viene pubblicizzata, perché non deve esserlo, dove questa persona che ha subito violenza viene accompagnata da operatori formati e dove lì riceve le prime cure e le prime consulenze, a seconda chiaramente del caso. Se questa non è violenza sessuale, quindi è più complessa la presa in carico lì, ma è una violenza reiterata, è una violenza che si protrae nel tempo, noi la facciamo affiancare da operatori, quindi dicevo, che vengono formati, che devono saper parlare, devono saper accostarsi, non devono, perché a volte quando si ci trova di fronte a un episodio di violenza, istintivamente si parteggia per la persona. Ma perché non denunci? Ma perché non lo lasci? Queste sono le frasi che un operatore formato non dirà mai. Lì deve iniziare un percorso, gli si prospetterà chi sono le persone che possono aiutarla gratuitamente: il centro di antiviolenza della sua città, i psicologi, un consiglio legale, un consiglio medico e anche delle soluzioni alternative dove poter poi andare a stare temporaneamente, se c'è la necessità, che purtroppo molte volte si prospetta, di allontanarsi lei dal proprio nucleo. Oppure un'alternativa, perché sì, la legge sul contrasto alla violenza dice che si deve allontanare l'aggressore, però fino ad arrivare a questo, se esiste, se succede un momento di violenza estrema, una donna viene picchiata in modo brutale e vuole denunciare, voi capite che la sera stessa non può rientrare al suo domicilio. Quindi noi abbiamo anche con l'associazione Mago Merlino una valida alternativa, mi diceva, cioè, qui ci sono tutti operatori che collaborano al di là del territorio strettamente di Lamezia, di Catanzaro. Perché? Perché funziona così: se una donna si deve allontanare è preferibile che scavalchi anche il suo territorio, quindi sappiamo bene cosa vuol dire far perdere un po' le tracce. Se ci sono dei minori, devono continuare ad avere quell'assistenza domestica, andare a scuola, è tutto un mondo che deve cambiare. Quindi voi capite che una volta questa donna si allontanava, oggi non è così, senza avere nessun ragguaglio. Oggi le diamo queste informazioni, le chiediamo cosa vuol fare e chiaramente si segue questo percorso. La task force è fatta, quindi attori intraospedalieri sono il medico di pronto soccorso con gli operatori, se c'è bisogno di consulenze sono tutti i reparti interessati, la pediatria, la ginecologia,
la chirurgia, la psichiatria se è il caso. Quindi ci sono tutta una serie di, noi chiamiamo quindi attori intraospedalieri di questa task force. Gli attori extraospedalieri chi sono? Chi una volta dimessa la donna devono subentrare e chiaramente affiancarla, quindi operatori di centri antiviolenza, gli psicologi e anche le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine, noi siamo da collegati con il commissariato di Venezia Terme, con i carabinieri, abbiamo dei referenti lì. E ci sono anche dei magistrati che sono ormai posizionati, delle giovani magistrate donne, le abbiamo avute ieri, quindi la dottoressa sa, si muove già da tempo in questo ambiente, ma siamo tutti ormai collegati e istituzionalizzati. Quindi non c'è, cioè non ci stiamo inventando più un gruppo. Adesso ci sono dei referenti, ci sono dei nomi e ci sono degli atti importanti che vengono messi a disposizione di questa donna che non è più da sola. Questo è il percorso Rosa Bianca di Lamezia, siamo tutti allertati, il primo pronto soccorso della Calabria. Abbiamo lavorato moltissimo in questo senso, non a caso il prefetto che ha siglato, quindi ha ratificato in modo definitivo l'attivazione di questo percorso, perché c'è stato tutto un percorso giuridico, non di poco conto, ha lavorato in stretta connessione con noi la Commissione Pari Opportunità, quindi è tutto un mondo che si deve muovere, da soli non si va da nessuna parte. La rete è questa, stamattina era alla Lamezia, stasera è qui. È una cosa importantissima e ho detto anche che gli applausi degli uomini valgono in queste sedi 100 volte in più. Un uomo vale 10 donne stasera se è presente qui. È la verità, perché non è un problema strettamente femminile, è un problema che coinvolge tutti, padri, fratelli, compagni, colleghi di ufficio, di lavoro. È un fenomeno che va fermato. Perché? Perché c'è dietro la disperazione e quindi col tempo, non dilatando i tempi, bisognerà prendere in carico anche l'aggressore, che è una persona estremamente disperata. Non bisogna lasciarlo nella sua disperazione, né se ha compiuto già l'atto, né se lo deve compiere. Perché non so se avete visto il film di ieri sera, è un percorso annunciato, non ci si alza la mattina, sembra che esploda tutto in un minuto, ma è un percorso annunciato ed è lì che noi dobbiamo inserirci, è lì che dobbiamo intervenire, altrimenti è una battaglia fallimentare e non è così, perché le forze ci sono. Le istituzioni ormai sono state allertate, si sono svegliate, purtroppo ci sono dei fenomeni che devono essere dilaganti, perché se ce ne accorga in modo non personale ma istituzionale, è così. Adesso ci sono gli strumenti, dobbiamo solo usarli. Grazie. Sì, io una domanda volevo farla a lei e poi ovviamente poi ognuna potrà dire la sua, che riguarda l'aspetto culturale di questo fenomeno, che tanto le donne quanto gli uomini ovviamente appartengono in Italia, in Calabria, nel sud, tanto per un retroterra proprio culturale che noi abbiamo, appartengono ad una società che ci insegna come le donne devono difendersi dalla violenza, che può anche non arrivare da un uomo, perché noi siamo nella regione in cui, faccio un esempio perché quello che mi riguarda prevalentemente, perché io mi occupo di giudiziario nel lavoro, noi siamo nella terra in cui le testimoni di giustizia vengono vessate dai parenti, dalle madri, dai padri, quindi come si scardina questa cultura della violenza? Che alla fine è una cultura della violenza alla quale siamo abituati quotidianamente. Cioè l'Italia insegna a noi come difenderci, non insegna all'aggressore che in realtà non dovrebbe comportarsi così.
Ma qui ritorna pienamente il concetto della task force. Da sola una donna non può fare nulla, da sola non si va da nessuna parte, da soli. Quando una donna ha la certezza che i miracoli, non si tratta di dare un'immagine paradisiaca, è una situazione seria, ma non è più una situazione di solitudine. Quando una donna ha la certezza di venire consigliata, supportata, quando questo percorso, non so se sono io, lo matura con calma ma con cognizione di fatto, noi nel centro antiviolenza della nostra città, in testa, se non vado errato, c'è la richiesta di consulenze legali. Cioè una donna deve capire dove vanno a finire i figli, dove può rimanere come casa, chi la può supportare se dipende economicamente dal marito, perché queste situazioni sono di completa subordinazione, vale a dire si dipende in tutto e per tutto dalla persona che fa violenza. Quindi figuratevi se una donna se ne può liberare facilmente. C'è un filmato che mi dispiace non ho portato, perché non ci ho pensato che era potevo portarlo, pensavo ad una intervista, ma se si può divulgare e si può distribuire in altre riunioni di questo tipo. C'è una donna che dipende con i suoi figli da questo marito violento. È un legame fortissimo, ma altro che l'amore. È una cosa indispensabile. Come si fa? Dove va una persona? Dove va da sola con due bambini, tre bambini? Noi stiamo ipotizzando anche di fare delle borse lavoro. C'è tutto un percorso. Quando una donna poi riesce a liberarsi di una relazione di questo tipo violenta, deve essere piano piano avviata all'autosufficienza, all'autodeterminazione, alla quale non è più abituata. Non solo, ma quindi deve avere un supporto economico. E allora ecco le istituzioni politiche, ecco che cosa servono. E se noi donne facciamo parte siamo impegnate politicamente, la politica deve essere a servizio di queste cose. Non è possibile che ci poniamo altri problemi. Questi sono i problemi importanti, vale a dire questa donna dove deve andare nei primi 3 mesi, poi dopo se ha una borsa lavoro, se può avere un percorso privilegiato nei confronti di un'assunzione anche a tempo determinato che poi può essere rinnovato. Io adesso non so, ma sono tutte queste le proposte importanti, perché questa donna intraveda nel momento in cui va in pronto soccorso: ma io che fine faccio da stasera in poi? Non ne posso più. Ma chi mi aiuta? Hai questo a disposizione, questo. Così si maturano le scelte. Una persona non può cadere nel vuoto solo perché ha il coraggio di ribellarsi. Quindi questo, la cosa importante è questo: far nascere questo coraggio. Il coraggio nasce dall'intravedere delle soluzioni, perché ormai siamo avanti un po' come mentalità. Anche la vergogna, se non è un paese, lì ci sono altre dinamiche, ma quando le situazioni non si sopportano più, lì bisogna capire se c'è un'alternativa. Quella da scardina anche la vergogna, il pregiudizio, i fatti concreti, non le parole. Perché io posso parlare ad una donna che ha subito violenza una serata, ma se quella un giorno dopo va a fare i soldi con la spesa che gli dà l'aggressore e poi il padre dei figli, i discorsi sono a zero. Dopo, non sempre, però comunque in genere, dopo una denuncia di una persona, inizia, di una donna che ha subito violenza, inizia tutto un percorso legale, se poi la denuncia viene portata avanti, eccetera eccetera. In questo percorso ovviamente si può inserire la figura come quella di Verusca, che è una figura un po' poliedrica. Io la conosco da una vita, quindi so, ne ha passate tante, ne abbiamo viste tante insieme.
Io questo voglio capire, come si spezza questa catena, come si riconosce la presenza di una vessazione anche psicologica, magari può anche non essere fisica la violenza, ma soltanto psicologica, come intervieni quando ti segnalano delle situazioni di questo genere? Qual è il primo passo, ma proprio nella pratica che si fa? E se ci sono dei minori, ancora di più, ovviamente si interviene anche senza la denuncia della violenza per capire se il minore in quella situazione sicuramente subisce violenza, ma ha dei traumi. Grazie. Tanto buonasera a tutti e grazie all'organizzazione di avermi venuta qua stasera e portare questo spaccato mio lavorativo, perché poi a me piace definirmi un operatore, non siamo dei professori che veniamo ad insegnare niente a nessuno, semmai portiamo la nostra esperienza e la mettiamo a servizio della collettività, della comunità. E partirei proprio Clara dalla domanda che mi hai fatto. Intanto io mi occupo prevalentemente di minori perché sono il funzionario responsabile dell'ufficio minori della Questura di Catanzaro e la mia è una figura particolarissima perché mi colloco in un contesto di polizia pur avendo un ruolo invece civile. Infatti io una formazione mia è una formazione sociale e psicologica ed è quello il mio taglio, il taglio che io do. Quindi noi in questura già da diversi anni, prima ancora di avere questa legislazione abbastanza ormai rinata, che ci ha restituito e che soprattutto ci permette di fare adesso veramente passi da gigante rispetto a quello che invece noi facevamo a passi lentissimi. Da diversi anni già ci siamo attivati proprio presso l'ufficio minori con un centro anche ascolto delle donne, perché ricordiamoci, io lo dico sempre, sembra che sono ripetitivo a chi mi ha sentito altre volte, parto da questo concetto: a me arriva il minore. Il minore, ricordiamoci, che non è un orfano, può essere anche un orfano, però normalmente ci arriva un minore ed è figlio di qualcuno. Dietro c'è una mamma, dietro c'è un padre, dietro c'è una donna, dietro c'è un uomo. E da qui che partiamo. Una semplice, a volte ci muoviamo partendo da una semplice segnalazione da una scuola che ci dice che un minore ripetutamente non va a scuola. Quindi una inadempienza con l'obbligo scolastico, come viene definita tecnicamente. E lì incominciamo a muoverci. Come mai in una società così evoluta, così avanzata, che corre, un bambino è preclusa la possibilità di andare normalmente a scuola? Non si sente? Mi alzo però, perché no, Sentite anche senza, forse anche meglio perché allora dicevo, partiamo a volte anche da questa semplice segnalazione e ci domandiamo perché a un bambino viene preclusa la possibilità di andare a scuola. Ci sono delle malattie, ci sono degli impedimenti oggettivi, e allora sia di iniziativa perché lo possiamo fare, perché l'ufficio minori è a tutela del minore, sia su impulso del tribunale per i minorenni ci muoviamo e andiamo a verificare che cosa succede. Spesso quando si arriva in questi contesti, vi assicuro che nell'immaginario collettivo pensiamo che dietro ci sia sempre, solo e necessariamente la famiglia dei rom, perché da noi, voglio dire, è un discorso che conosciamo bene, non è sempre così. E allora magari troviamo un bambino di 8, 10, 12 anni che è stato particolarmente adultizzato e si trova ad accudire una mamma che magari, proprio perché è vissuta in un contesto violento, in un contesto che non l'ha mai riconosciuta nel ruolo di donna e di madre, ha maturato poi nel tempo una patologia che possa essere anche una depressione, che fosse anche solo una depressione. E allora a quel punto noi troviamo figli che si prendono cure di queste mamme.
E allora, da qui a noi si apre un mondo. E a volte la donna arriva da noi prima ancora di arrivare in un ospedale, a volte i percorsi sono anche invertiti. Certo. Nell'immediatezza, quando succede qualcosa di forte, quando le botte ormai non si sopportano più, o quando non ci sono mai state le botte, perché quando si parlava di violenza, io direi che proprio da lì dobbiamo partire. Dobbiamo partire da quello che è il primo gradino della violenza, che è quella più subdola, quella che veramente è una lama affilatissima, che però non vediamo, che è la violenza psicologica. La violenza psicologica che porta questa donna a non avere più stima di se stessa, quindi l'autostima cade, questa donna è oramai assoggettata completamente alla volontà di quest'uomo, e quindi anche il semplice sguardo di quest'uomo, perché anche quello, il semplice sguardo di quest'uomo la fa impaurire, le crea paura. Ma perché crea paura? Perché la donna non si riconosce più. Ci siamo? Ci siamo. La donna, voglio dire, anche solo con uno sguardo di quest'uomo, perché come agisce questo soggetto? Agisce assicurandosi che la donna ormai è immune, cioè nel senso che l'ha resa vittima veramente. La donna che subisce violenza psicologica è come se venisse anestetizzata, come se gli avessero fatto un'anestesia generale, se vogliamo. Quindi non sente più il dolore, non avverte più nulla. E sapete che cosa spesso fa scattare la donna e fa sì che si rivolga a noi, all'ospedale, ai centri antiviolenza? Quando questa violenza viene allargata e viene estesa ai figli, sui figli, allora lì scatta qualcosa nella donna e dice: bene, di me hai potuto fare quello che hai voluto, sui figli non te lo permetto. E allora quante storie sentiamo, quante storie, quante confidenze riceviamo dalle nostre amiche? Io penso che noi dobbiamo avere una rete amicale, perché poi anche nel sostegno è importante la rete amicale, non dimentichiamocelo. Però ricordiamoci che i nostri amici possono essere anche amici dell'autore, e quando entriamo in questa spirale può diventare pericoloso se noi palesiamo alla nostra amica che vogliamo andarcene, che stiamo progettando insieme agli operatori della questura piuttosto che in un centro antiviolenza, di lasciare la casa e di andare in un centro antiviolenza piuttosto che in un altro luogo. E se tutto questo viene ad essere tradito, viene vanificato tutto. Quindi noi, quando incontriamo le persone, ieri sera lo dicevo e non mi stancherò mai, io dovrei essere qui a portare un altro messaggio e uscire con lo slogan: denunciate, denunciate, denunciate. Io non vengo con questo slogan, perché denunciare significa, prima di denunciare significa portare la donna ad una consapevolezza che sia lei ad autodeterminarsi a farlo, perché nell'immediatezza è facile avere una denuncia da parte di una donna. Sfido chiunque, dopo aver subito fratture, traumi, e abbiamo visto ieri quel filmato veramente significativo, non essere portati e propensi a fare una denuncia. No, se davvero la donna è pronta, questo lo capiremo nei giorni successivi, nei giorni a seguire. E quindi, se mai perdiamolo qualche giorno, non lasciamola sola, è normale, ma perdiamolo qualche giorno di tempo, perché se la donna veramente è pronta e se soprattutto si trova attorno questa rete, questo ascolto attivo, perché non dobbiamo essere lì tanto per esserci. Gli operatori che si stanno formando adesso per collaborare nei vari pronti soccorsi, perché mi dispiace, la Lamezia è una realtà oramai bella e radicata,
A Catanzaro sta prendendo i primi passi, ma sta prendendo i primi passi perché si trova la buona volontà delle associazioni e dei volontari che vanno, perché a livello istituzionale ci stanno provando, obiettivamente ci stanno provando, però ancora arranca un po', bisogna farlo questo salto. Abbiamo Eleonora che lavora in pronto soccorso, quindi sa perfettamente quello che lavora nel servizio sociale e conosce la realtà dell'ospedale cittadino. Quindi stavo dicendo, per non perdermi, che portare la donna a quella consapevolezza di dover denunciare è un lavoro che noi dobbiamo fare tutti insieme, ma rassicurando questa donna, diceva bene la dottoressa Tropea prima, questa donna si chiederà: ma che fine farò, che ne sarà di me, dei miei figli? Quindi quelle consulenze, quegli esperti, quei professionisti che possono rispondere a tutti quei quesiti, a tutte quelle domande che sono nella mente di una donna, è importante, altrimenti noi quella donna la perderemo. Ed è bene, è vero, dopo sicuro Stefania ce ne parlerà di quelli che sono gli aspetti legali. È vero che adesso non si torna più indietro, mentre prima avevamo un po' un balzer, no? Venivano a denunciare, dopo qualche giorno venivano a rimettere la querela, poi bisognava convocare l'autore perché doveva accettare la remissione della querela, che non è che basta rimettere una querela, bisogna anche accettare la remissione della querela. Avevamo questo veramente balletto. Ora la legge su questo, voglio dire, ha messo un punto fermo. Nel momento in cui si denuncia, e ricordiamoci che a denunciare non deve essere necessariamente la donna, la vittima, tutti possiamo denunciare e tutti abbiamo il dovere di denunciare. Quante volte dinanzi a queste storie che la cronaca ci propina ci indigniamo, ma si poteva fermare, si poteva fare qualcosa? Pensiamo questi grandi crimini che avvengono proprio tra le mura domestiche, no? Quando si ha la fortuna di trovarlo, tra l'altro, il cadavere, che poi quando non si trova il cadavere è ancora un'altra, quella è un'altra storia, cioè, poi quella è un'altra storia naturalmente. E quindi il vicino di casa che sente urla, che sente pianti di bambini, che sente quotidianamente queste scene, che cosa fa? Si tappa le orecchie, si gira dall'altra parte? E allora, io penso che quando parliamo di violenza, la violenza non è un fatto intimo, personale, la violenza è un fatto collettivo, sociale, che deve toccare l'intimo di ognuno di noi. È come se quello schiaffo, è come se quella percossa fosse stata data a noi, ai nostri figli, alle nostre mamme. Questo è importante e non mi stancherò mai di dirlo. E allora prendiamolo un telefono, allertiamo la forza dell'ordine, che fosse i carabinieri, la polizia, non ha importanza, chiamiamo qualcuno perché qualcuno arriverà. E poi c'è tutto un protocollo che le forze dell'ordine mettono in atto oramai, no? Si chiama tecnicamente processing card, che altro non è che una raccolta di elementi che fanno a monte, cioè prima di andare nel luogo dove si consumano le violenze, loro sono già informati, no? Abbiamo un database che lo chiamano SDI, si chiama sistema, esattamente un sistema unico di indagine, dove tutte le forze dell'ordine possono avere le notizie che riguardano quella persona. Quindi se arriva una notizia, un'allerta, l'operatore della sala operativa interroga Verusca Pingitore, Verusca Pingitore ha dei precedenti penali, Verusca Pingitore ha dei precedenti penali per maltrattamenti in famiglia, Verusca Pingitore detiene delle armi, Verusca Pingitore è persona conosciuta a questo organo di polizia. Quindi l'operatore va anche preparato, perché si potrebbe trovare anche dinanzi una persona particolarmente aggressiva. E poi quando ci sono dei minori, perché abbiamo anche il collegamento naturalmente con le anagrafe dei comuni, quindi sappiamo, fotografiamo, sappiamo già andando in quel posto che lì troveremo un minore, che troveremo due minori, e dobbiamo, queste cose le dobbiamo conoscere, mentre non si può più chiedere, non si può più pensare a un intervento tanto per farlo. L'intervento deve essere fatto, deve essere fatto bene, perché dopo l'avvocato sicuro ci spiegherà come è importante, come sono importanti i primi momenti quando accadono questi atti.
è importantissimo quando succedono questi atti, proprio perché poi quando andiamo a finire in un tribunale, il tribunale non possiamo raccontare le favole, non possiamo raccontare di un conflitto. Prima con Stefania ridevamo di questa differenza, perché ancora purtroppo anche dall'alto, quindi anche dagli organi giudiziari, ci confondono la violenza con un conflitto, ci classificano. Anzi, declassificano la violenza e il conflitto, e questo è grave, noi non lo possiamo assolutamente accettare tutto questo. Quindi il lavoro che facciamo, il lavoro mio, che è quello di preparare una donna, che non lo faccio mai da sola, perché io penso di essere aperta veramente a tutte le realtà del sociale, della città e non solo. Quindi nel mio ufficio tutti quanti lo sanno che si possono rivolgere, hanno quasi tutti anche il mio numero di telefono e ci sentiamo sempre. Io condivido con delle donne, perché ognuno di noi deve avere anche l'umiltà di fare un passo indietro quando sa che non ha quella competenza giusta, o non ha, perché ci può capitare un caso che non abbiamo mai affrontato. È chiaro, l'esperienza ci permette di destreggiarci bene, però può capitare anche una situazione nuova che non conoscevamo. Noi abbiamo, attorno a noi si muove un mondo fatto di gente che vengono da altri popoli, da altre nazioni, che sono portatori di una cultura, e io calabrese, italiana calabrese, non posso conoscere appieno quella che è la cultura islamica. E allora faccio un passo indietro, dico forse qui sarebbe utile la collaborazione di un mediatore culturale o linguistico. So che esistono delle realtà in città, sono delle bellissime realtà, ve l'assicuro. Questo non lo dico e non lo faccio perché voglio accattivarmi la simpatia delle persone qui presenti, che sono rappresentanti del mondo delle associazioni. Però dobbiamo sostenere queste realtà, perché noi, il nostro lavoro, noi lavoriamo veramente per segmenti. Io faccio il mio, poi non posso avere una presa in carico della persona. La porto dove? In un alloggio della questura? Non è possibile. Per forza mi devo rivolgere a chi può accogliere quella donna e la può collocare in un posto idoneo. E idoneo intendo che davvero sono pochi. Io penso che non dovrebbero proprio esserci, però purtroppo se è così endemico il problema della violenza, le realtà che abbiamo sono veramente poche, e spesso lavorano veramente solo perché sono delle persone di buona volontà, perché non sempre hanno il sostegno che dovrebbero giustamente avere. Questo ve lo dico perché conosco, e quindi ci si spende a livello personale. Ma non possiamo far passare sempre questo messaggio: l'aiuto alla donna non deve essere un aiuto che viene solo assicurato dal mondo del volontariato e delle associazioni. Noi istituzioni abbiamo un ruolo fondamentale, recitiamo tutti la nostra parte, perché è importantissimo questo, è veramente importante. Scardinare certe mentalità non è semplice, ma dobbiamo anche iniziare. Non ci scoraggiamo perché viviamo in una terra di arretratezza culturale. Io non sono d'accordo, devo dire la verità, certe distanze rispetto a queste cose le porto, la voglio prendere, perché ci piace quello che avviene fuori. Però attivamente coinvolte, Astarte, Mondo Rosa, Mago Merlino, sono realtà della Calabria, sono realtà della nostra provincia, che lavorano da sempre. Io penso che un confronto con le altre realtà sia utile, perché confrontare le esperienze è un momento, voglio dire, di crescita per ognuno di noi. Però non pensiamo che quello che fanno altrove lo sanno fare meglio di noi. Questa è una cosa che ci tengo a precisarlo. Io dalla mia esperienza posso dire questo, che ieri sera lo ricordavo, sono una dei quattro funzionari di servizio sociale delle questure d'Italia. Quindi pensate che nelle questure d'Italia solo quattro questure hanno il funzionario che ha il mio stesso ruolo. Questo che significa? È un'altra cosa, un'altra conquista per la nostra regione, la nostra terra. Ripeto, tutti
tutti abbiamo delle competenze, mettiamole in campo, e chi non ce l'ha può spendere anche il suo tempo, perché io vi assicuro che le associazioni chiedono collaborazione veramente a tutti. È chiaro, viene richiesto anche una formazione, perché non si può pensare di aiutare una donna che ha un bagaglio così grande di dolore con il solo spirito, voglio dire, dell'umanità che può animarci in quel momento, perché la competenza è necessaria, altrimenti potremmo fare danni veramente irreversibili e alla donna, ma anche all'autore, perché è bello quello che sento stasera. Già qualche tempo fa se ne era un po' parlato di questo. Voi ve lo siete spiegato quando scatta una violenza? Io, per esempio, nella casistica che ho, perché io faccio anche monitoraggio naturalmente, vi assicuro che la violenza, che prima era psicologica, poi piano piano ha preso altre forme, fino ad arrivare a quelle forme proprio aggressive che portano una donna a rivolgersi a un pronto soccorso, arrivano in modo particolare dopo la separazione. Dopo una separazione, veramente, queste persone non si riconoscono più, perché è vero, c'è qualcuno che agisce e qualcuno che subisce una separazione, è inutile che ci prendiamo in giro, però se la persona non ha la forza di superare, di elaborare questo lutto della separazione, perché di questo si tratta naturalmente, si inaspriscono gli animi, ci si fa una guerra sui piani legali. Spesso troviamo pure la compiacenza di alcuni avvocati che pretendono naturalmente la difesa e di ottenere il massimo per i loro assistiti, dimenticandosi che dietro a queste coppie, questa coppia che non è più una coppia, voglio dire, di due persone, di un uomo e una donna che si sono innamorati e si sono sposati, restano comunque una coppia genitoriale. Questo spesso lo dimentichiamo tutti. E allora che facciamo? Cerchiamo di ottenere il massimo, e siamo certe volte noi che involontariamente, e quindi quando si parlava di professionalità intendo questo, involontariamente alziamo certe situazioni, perché il mio avvocato mi ha detto, la psicologa mi ha detto, l'assistente sociale mi ha detto, quindi se me l'hanno detto loro io posso fare questo. Niente di più sbagliato, semmai facciamo un passo indietro, non un avanti. Io sono qui perché resterò fino alla fine dei lavori e non è mia abitudine e mi scuso veramente, perché è sempre interessante ascoltarla, e per quelle che non ho ascoltato vi propongo un altro incontro. Certo, chiamatemi. Grazie. Io resto qui ancora per la fine dei lavori, se ci sono delle domande sono pronta a rispondervi per quello che conosco, per quello che non conosco mi informerò e poi ve lo farò sapere. Grazie. Sì, io volevo fare una domanda a Verusca, che però coinvolgeva anche Stefania, prima che lei ci racconti poi della sua esperienza associativa e delle novità anche sul territorio e anche delle novità legali. Però è una domanda che riguarda tanto il mondo della dottoressa Vincitore, che si occupa tanto anche di psicologia, e dell'avvocato Figliuzzi. Ne ha parlato prima Antonella, hai fatto tu un cenno che me lo ha richiamato. Io, per il giornale per cui lavoro, che si chiama Strill.it, mi sono occupata di merito di Porto Salvo, se ne sono occupati tutti, io però ero a Reggio e sono stata alla conferenza stampa, non ve la sto a raccontare perché ci sarebbe anche da sorridere sulla conferenza stampa. Però una cosa che mi ha lasciato perplessa, tanto all'interno dell'atteggiamento degli uomini delle forze dell'ordine, quanto poi successivamente per la gestione della comunicazione di questa situazione, e ci metto anche il mio mondo, che è quello del giornalismo, che ci ha dato proprio dentro pesantemente in quel caso. Volevo chiedere a Verusca e a Stefania, il clamore mediatico durante i fatti, subito dopo la denuncia e poi che sono venuti alla conoscenza di tutti, il clamore mediatico dopo gli arresti, è
ancora dopo quello politico che è arrivato sul territorio, quanto nuoce psicologicamente alla vittima che si è fidata di un circuito che doveva essere protetto e che invece non lo è stato come avrebbe dovuto, e cosa succede dal punto di vista giuridico, perché è possibile giuridicamente tutto questo? Lo chiedo a Stefania. Allora, io prima ci eravamo un attimino confrontati con sia con Stefania che con Clara su questo. Ogni volta che vedo che succede un fatto di cronaca così importante che coinvolge i minori, no? Ci vediamo anche ai fatti di Napoli naturalmente, dove i riflettori si puntano, si accendono subito dopo che sono accaduti i fatti, invece di accendersi prima, no? Penso che è una questione un po' di tempi, perché è troppo scomodo accenderli prima, troppo facile accenderli dopo. Qui entra in campo quella che è la professionalità di ognuno di noi. Io penso che un ufficio di polizia come un ufficio di procura sia legato alla segretezza degli atti che acquisisce in quel momento. Ed è molto grave quando invece certe notizie escono fuori e vengono divulgate e vengono date in pasto alla stampa, perché la minore, la vittima si fidava di quelle persone, la vittima ha raccontato quelle cose perché si fidava delle persone che l'hanno ascoltata in quel momento. Quindi lo reputo un fatto molto grave, e se noi pensiamo che il nostro compito è quello anche di educare, quindi il nostro deve essere anche un lavoro pedagogico, quindi di cambiamento, qui non penso che parliamo di cambiamento, penso che facciamo soltanto un danno, quella che noi chiamiamo vittimizzazione secondaria alla persona. Anche se sottovalutiamo certe volte, no? Tanto è una ragazzina, tanto è un bambino. La gente ha memoria di tutto questo. I fatti non succedevano a Milano, i fatti succedevano in una cittadina piccolissima che è Melito Porto Salvo. Quindi questa ragazzina dovrà portarsi lo stigma per tutta la vita di aver avuto le attenzioni e poi aver avuto il coraggio di denunciare, diciamocelo, io non ho paura, il figlio di un boss della zona naturalmente. E qui mi fermerei, perché altrimenti entriamo poi in un discorso che diventa polemica, e stasera siamo qui per costruire, per confrontarci e non certo per polemizzare. Quindi grazie. Sì. Ah, solo una cosa, prima che passi la cosa a Stefania. Parlando, perché poi io purtroppo quando parlo non ho più un filo e dico cos'è così. Una cosa importante volevo dirlo, così diamo pure la parola a Stefania che sicuro ci spiegherà benissimo tutti questi aspetti qua. Una cosa importantissima, proprio perché rappresento un'istituzione e volevo dire pure che cosa potete ottenere, che cosa possono ottenere le donne rivolgendosi alla nostra istituzione, a parte questo ascolto qualificato, a parte la denuncia, a parte tutto questo. Avete sentito parlare ormai da tanti anni, tantissimi anni di stalking. Ecco, purtroppo sono fatti di violenza. E come la vediamo noi lo stalking? Come violenza che è? Cioè ricevere un mazzo di fiori ogni giorno, ricevere 100 sms sul nostro cellulare, ricevere delle attenzioni carine da parte di un uomo, ma che mai? Questo è un reato? Sì, questo è un reato, perché questi sono atti persecutori. E giacché questi atti persecutori portano la vittima, la persona che subisce queste attenzioni, che non desidera naturalmente, perché cosa altro se le desidera, se porta nella vittima uno stato di ansia, di paura tale da dover modificare i suoi comportamenti, il suo modo di vivere. A volte abbiamo trovato anche persone che sono state costrette a cambiare casa, città e quant'altro. Allora, quando ci troviamo dinanzi a questo caso, questo è un classico esempio di violenza psicologica, perché non ci sono le botte, ci sarà magari pure la minaccia, perché poi si arriverà a quello, ma anche la minaccia, anche la violenza privata hanno quella componente di base che è la violenza psicologica. E quindi la cosa carina, insomma, che voglio condividere,
che erroneamente spesso si dice, lo sento dire anche dalle mie parti, ma come, la violenza psicologica, e che dobbiamo fare? La violenza psicologica è un reato e come tale va punito. Grazie. Stefano è il più esperto di tutti qui. Per questo. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato e grazie per essere tutti qua presenti stasera, anche con questo maltempo che continua a imperversare sulla Calabria. Allora, dalla domanda che mi hai fatto, Clara, io partiamo da questa che dovrebbero essere appunto la segretazione degli atti. Cioè a livello legale, a livello di centro antiviolenza, da persone che stiamo portando avanti da quelle che sono le buone prassi, che sono quelle che sono le linee guida da seguire in un centro antiviolenza, che poi va a raccordarsi con tutte le istituzioni, fa sì che la cosa principale nel momento in cui uno predispone una denuncia e poi fa la parte di portare avanti un eventuale procedimento, quando noi facciamo portiamo avanti un aiuto a una donna, un sostegno d'aiuto, chiediamo la segretazione degli atti al Tribunale del Minore, al Tribunale Civile, proprio perché è un elemento essenziale non divulgare alcune informazioni, fermo restando che quando arrivano da noi le donne è basilare che venga garantito loro l'anonimato, la riservatezza. Quindi la donna che entra in un centro di violenza deve sapere che la storia rimane in quel centro di violenza. E da quella, dalle quattro mura non esce, non dovrebbe uscire una parola. Purtroppo, quando noi parliamo di formazione, parliamo di una formazione che ancora non è stata ben fatta, o quantomeno bisognerebbe iniziare a farla anche sul nostro territorio. Perché noi arriviamo da quelli che sono i centri di Roma, di Differenza Donna, da dove è arrivato anche il filmato, perché ricordiamoci, quel filmato nasce da un progetto del DPO nazionale dove naturalmente l'abbiamo portato in tutte le scuole calabresi. È un filmato molto carino, io lo chiamo carino, ma è molto forte dietro quel rapporto di bambini, perché escono fuori tutte le sfaccettature che sono appunto il silenzio, la paura, e poi c'è fuori la sottomissione, la società come non condivide e non aiuta una donna a dire basta. Là noi poi nelle scuole facciamo una progettazione con i ragazzi diversa, facciamo diventare loro i protagonisti di questo filmato e quindi vi faccio proprio un'idea in due grandi gruppi, chi è Giulia e chi è Filippo, tutte le sensazioni che prova Giulia e tutte le sensazioni che provano Filippo, e là esce fuori, dopo un lungo dibattito, che quello che è più debole è Filippo, ok? Giusto per farvi capire. E tutto su questa cosa della sensibilizzazione, che mi riallaccio all'altra domanda che vi ha fatto la dottoressa, la cultura. La cultura, noi se noi vogliamo evitare di continuare purtroppo a far vedere questi numeri crescenti nei nostri centri di violenza, nelle nostre istituzioni, dobbiamo andare a portare avanti quella che è la prevenzione e la sensibilizzazione nelle scuole, perché solo da là, iniziando dai bambini, dai ragazzi, a creare una nuova cultura, a far capire che ci sono dei passaggi che bisogna fare, soltanto da quei momenti possiamo pensare di cambiare qualcosa, perché la società che deve cambiare, la cultura che deve cambiare, e dobbiamo farlo da loro, purtroppo. E non a caso in questi giorni stiamo portando avanti un grande progetto nazionale dove ancora una volta Roma, Lazio, Calabria diventerà un progetto sperimentale. Quindi incrociamo le dita e lavoreremo insieme. Su quello che è l'associazione, che io dovrò andare un pochettino a parlare, come diceva Verusca, quindi nasciamo da un centro antiviolenza, siamo un centro antiviolenza che lavoriamo in Calabria dove inizialmente apriamo lo sportello a Tropea nel 2008, dopo subito la provincia di Catanzaro ci chiede di aprire uno sportello a Catanzaro, quindi abbiamo un altro sportello presso la provincia di Catanzaro, e dopo le richieste erano tantissime e da qua abbiamo iniziato a dire sì ad alcune richieste, in alcuni territori proprio per non lasciare scoperti, quindi adesso c'è Chiaravalle, che è l'ex casa dell'ex ospedale diventato casa della salute, dove abbiamo aperto un punto d'ascolto e Soverato. Importante essere presenti sul territorio, perché soltanto attraverso la vicinanza al territorio si può arrivare a raccogliere tutte le richieste d'aiuto. Se il nostro amico Marco mi aiuta,
velocemente, molto velocemente, io cercherò di andare a spiegarvi attivamente con noi, quindi questo centro dove abbiamo un sacco di professioniste, tra cui le mediatrici culturali, perché è importante quando arriva una donna, anche non italiana, poter cercare di aiutarla in base a quelle che sono le sue origini. Abbiamo psicoterapeuti, avvocati, mediche, naturalmente nasciamo dalla formazione dei centri antiviolenza di Roma. Roma, a differenza di Roma, gestisce da 20 anni i centri antiviolenza, quindi la formazione nasce là per poi essere portata in Calabria. E proprio su questa formazione è importante, perché nella formazione ci sono delle determinati elementi. Gli elementi sono quello della autodeterminazione, sono appunto, come vi ho detto, e ve lo voglio proprio fare vedere, la formazione delle operatrici non è una cosa che ci inventiamo così, è una cosa siglata nella Convenzione di Istanbul dall'articolo 15, dalla legge 119, dove appunto parla di una relazione basata con personale femminile specificamente formato, e nel punto 5 del piano antiviolenza del 2015, dove appunto parla di formazione di volontarie presso i centri antiviolenza. Cos'è importante dire questo? Perché le operatrici, nel momento che si mettono in ascolto delle donne, devono sapere che devono strutturare un determinato tipo di colloquio, con, tenendo come presente, l'autodeterminazione, articolo 20 della Convenzione di Istanbul. Che cos'è l'autodeterminazione? Ce l'ha già spiegata Verusca, e quando una donna deve dire basta, ma deve essere consapevole di lei, cioè di essere consapevole di poter iniziare un nuovo percorso, quindi non dobbiamo essere noi a dire, a preordinare un percorso preformato, adesso facciamo la questura, adesso andiamo in tribunale. No. Cosa hai bisogno? Come ti possiamo aiutare? Quali sono le tue richieste? Queste sono le domande basilari da fare a una donna, per poi andare a predisporre quello che è l'ascolto attivo, l'assenza di giudizio, quindi essere importante non dire ah, effettivamente io non l'avrei fatto, ah, effettivamente in quel momento potevi ascoltare la tua mamma che ti diceva di non sposartelo. Purtroppo sono cose che noi sappiamo, ma deve rimanere dentro il nostro intimo. Sicuramente un momento, perché l'assenza del giudizio è un momento di rispetto della donna, di quella che sono le sue scelte. E da qua poi andiamo avanti a quella che è l'empatia. L'empatia è quella appunto di poter condividere e di poter stare a sostegno e supporto della donna. Significa non da adesso in poi ti faccio tutto io ci sono, insieme possiamo lavorare, insieme possiamo aiutarti, perché andare a prendere il posto di quella che è la sua volontà viene meno quella che è, diciamo, la sua capacità di riscoprire le sue qualifiche, le sue capacità, e quindi passa dall'autore che prima faceva tutto al centro di violenza che fa tutto, quindi la donna non si rimette più neanche in gioco, e riprendere la sua vita è importante, perché da là a 6 mesi, a 1 anno, quando uscirà dal centro, speriamo in modo più veloce, deve essere capace di riprendere la sua vita, e perché noi stessi dobbiamo cercare di aiutarla con tutti quei percorsi di reinserimento lavorativo che poi magari vi spiego pure, possiamo andare avanti. Ma queste sono le cose che facciamo: un ascolto attivo H24, assistenza sociale, lavoro, consulenza con quelle che possono essere anche la rete delle forze dell'ordine, incontri di sensibilizzazione e prevenzione nelle scuole, orientamento al lavoro con un bilanciamento delle competenze. Non a caso abbiamo fatto un progetto importantissimo con la Fondazione Fondata, che è una fondazione dove c'è Aldo Moro, figlio di Giovanni Moro, di Aldo Moro, dove insieme con loro abbiamo predisposto un percorso di qualifica delle competenze per poter riattivare quelle che sono le loro attitudini. In questi giorni stiamo predisponendo un altro progetto, Incrociamo le dita, perché si parla di reinserimento lavorativo, dove si parlerà di un corso di formazione per le donne. Accanto al corso di formazione si prevede un reinserimento lavorativo nell'ambito turistico, quindi è una cosa a ampio raggio, fermo restando che per quanto riguardano anche le assistenze domiciliari per gli anziani, abbiamo fatto fare ad alcune delle nostre donne dei centri di violenza un percorso da un gruppo di medici che arrivavano dal Lazio, hanno fatto nella provincia di Catanzaro questi incontri e questa formazione. Quindi chi voleva attivare questa eventuale opportunità per avere anche un attestato di qualifica come, diciamo,
chiama ADI, assistenza domiciliare, naturalmente poteva la possibilità. Quindi è importante dare anche a loro uno sbocco dal momento che dicono basta, cos'è la tua vita, qual è il futuro della tua vita e dei tuoi bambini. Grazie. Allora, questi sono i dati ufficiali dei 9 centri di violenza in Calabria riconosciuti. Allora, che significa? In Calabria abbiamo tante associazioni, tante centri antiviolenza, ma soltanto 9 sono quelli riconosciuti e naturalmente che fanno statistica. Che significa? Sono, ve li dico per capire, a Catanzaro abbiamo Mondorosa, di cui io sono parte di Mondorosa pure in questo momento e quindi sono anche felice di essere qua perché sono la parte legale di Mondorosa. Mondorosa è una casa rifugio. Dopodiché abbiamo sicuramente l'altra casa rifugio che è quella che si trova a Reggio Calabria, quindi la Morabito, dove entrambe le case rifugio hanno 20 posti letto, sono solo quelli. E poi vi spiego qual è il passo successivo che abbiamo fatto. Accanto a queste due case rifugio ci sono gli altri centri, i centri di Crotone, il centro di Cosenza, Lanzino come fondazione, il centro Lanzino, Catanzaro, quindi c'è fondazione Città Solidale, cioè ci siamo, a Crotone c'è Suor Michela con la cooperativa di Suor Michela, quindi abbiamo delle eccellenze in Calabria. Però accanto a queste eccellenze naturalmente bisogna stare attenti perché altre nascono senza essere formate. Solo un secondo perché se Marco torna un attimo alla slide. Esatto. Ora dal 2012 al 2015 l'incremento è notevole, però io volevo chiederti, e anche per chiarire un mio dubbio, ma non è un dubbio, cioè è più per domanda, però sembra che sia aumentato. In realtà io vorrei che tu sottolineassi che forse è aumentato il coraggio di denunciare e quindi di entrare in quel circuito statistico. Quanto c'è di sommerso invece dietro? Allora, su questi dati abbiamo parlato molto, io l'ho fatto un po' in via indiretta, mi sono fermata. Allora, secondo i dati Istat del 2015, perché quello è l'ultimo rilievo che hanno fatto, il dato della violenza è in decremento, ma non è che sta diminuendo la violenza. I dati invece dei centri è in aumento, quindi significa che il sommerso sta diminuendo, ma i dati che danno, che ci vanno le gente, perché iniziano a prendere consapevolezza e iniziano a dire basta. Quindi purtroppo bisogna aumentare quello che è il supporto nei centri, nelle istituzioni, la formazione per far sì che la donna che arriva venga a essere supportata e non magari con qualche passaggio non corretto alla fine torna indietro e rimane nella suo stato con l'affrontato. Andiamo avanti, vediamo se questi sono i dati del nostro centro dal 2008 al 2016, quante persone, naturalmente quelle che arrivano in modo assoluto sono le donne maltrattate in famiglia, perché la famiglia del mulino bianco non esiste. Quindi da questi dati vediamo che c'è una violenza psicologica al 70%, un 27% di stalking, un 3% di violenza extrafamiliare. Ma la cosa che a me fa veramente male quando parliamo di minori, dove il 3% sono quelli che direttamente subiscono violenza, ma siamo davanti a un 77% di violenza assistita, che sarebbe quella violenza che indirettamente o direttamente il bambino vede. E da quei traumi naturalmente porterà delle gravi conseguenze. Una cosa che io faccio come esempio, un bambino di 3 anni che vede il papà picchiare la mamma, è arrivata la donna nel nostro centro per dire basta, proprio perché il bambino di 3 anni ha preso la scopa e ha detto se papà ti può picchiare, ti posso picchiare pure io. Quindi da questo elemento la donna, nella donna è scattato basta, vuol dire che qualcosa non va in questo rapporto. E allora, mi piace definirmi un ponte. Siamo a Catanzaro e a Catanzaro di Ponti abbiamo qualche esperienza. Il ponte perché? Il ponte nella costruzione delle reti, delle buone prassi, perché da Roma, non è che sono più brave a Roma, ma sicuramente l'esperienza è maggiore, riusciamo a portare avanti qua quelle che sono a veicolare le determinate particolari diciamo, esperienze e attività. Tra queste il codice rosa bianco. A Roma il codice rosa esiste da anni,
Quindi quando mi hanno detto Stefania vuoi partecipare, assolutamente sì, perché iniziamo a cambiare un elemento della nostra città che non va bene. Io parlo con Eleonora che fa di pronto, che sicuramente è una delle prime operatrici che dovrà sostenere questo percorso, giusto Eleonora? Insieme agli altri, ma ognuno insieme si crea il cerchio intorno alla donna. Allora, questo è il centro DIRE. Allora, noi siamo entrate nell'organizzazione DIRE, che significa Donne in Rete contro la Violenza. Entrare in DIRE è come se uno prende un Oscar, quindi è un bollino di qualità, perché non tutti entrano in DIRE, perché bisogna avere determinate caratteristiche, personale solo femminile che fa accoglienza, formazione specifica, diciamo attestata, e poi tanti altri criteri a cui bisogna tenersi. Che cos'è DIRE? DIRE quindi è questa organizzazione di 77 centri in Italia che porta avanti questa politica di buone prassi nei centri di violenza. Giusto per ricordare, torna di dietro, è importante, abbiamo portato avanti quello che è l'Amiche in Arena di Verona, il mega concerto di tutte le artiste. In questi giorni si sta ancora parlando, perché da quei soldi, 150.000 euro, arriveranno nei centri del sud dei progetti a sostegno delle donne. E naturalmente ci sono le linee guida per gli uomini maltrattanti, qua faccio l'altro inciso, e sugli uomini maltrattanti proprio l'11 novembre abbiamo fatto un convegno insieme con Mondo Rosa, perché è stato aperto per la prima volta a Catanzaro un centro per gli uomini maltrattanti, cioè l'autore del reato, dei comportamenti non corretti, potrà essere aiutato. È stato aperto proprio perché in Italia, nel resto dell'Italia, si lavora anche su questo aspetto. Ed è la stessa la Convenzione di Istanbul, la legge 119, che parla anche di un aiuto ai maltrattanti, anche se poi i finanziamenti non ci sono, questo è un'altra cosa. Sono altre ASL che lo fanno. Sì, però abbiamo fatto arrivare direttamente da Ferrara il presidente di un centro per uomini maltrattanti, Michele Poli, il quale ci ha riferito che lui collabora con il centro di violenza donne. Quindi quando lavorano insieme fanno sì che l'uomo viene anche preso in carico, e quindi insieme si può lavorare a un percorso di aiuto concreto verso l'uomo. La differenza in Calabria sicuramente rispetto a Ferrara è come arrivano gli uomini al centro per gli uomini maltrattanti. Allora, a Ferrara arrivano perché sicuramente hanno preso coscienza bene o male di un problema, o perché naturalmente si sono messi in gioco. In Calabria la vedo molto difficile, non ho mai visto un uomo che si mette in discussione, forse... però perché non c'era. Magari, speriamo, forse ci daranno questa nuova opportunità, ci farà capire che siamo di fronte a un passaggio culturale, un cambiamento culturale. Sicuramente dal punto di vista legale io lo posso fare chiedendo al giudice di attivare un percorso di sostegno per gli uomini maltrattanti. I giudici, quando dicono cosa del genere, mi guardano, perché che cos'è? Cioè, perciò per loro non esiste il percorso di sostegno per la genitorialità, figuriamoci per gli uomini maltrattanti. Però è importante iniziare da qualche parte, e proprio attraverso questo lavoro in sinergia anche con l'altra parte è importante costruire una nuova forma di cultura. E poi vabbè, abbiamo partecipato al suffragette, e questo nell'ambito di DIRE è quello che facciamo a livello internazionale. Abbiamo aderito alla CEDAW, il primo trattato di quello che riguarda le discriminazioni di genere, la CEDAW 2015, e da qua abbiamo aderito anche a No More e WAVE. Andiamo avanti. Su WAVE, proprio questa è una cosa che a me piace tanto dire, perché siamo andati a Berlino. Quindi il confronto con le realtà, non solo nazionali, ma a livello europeo, dove si è parlato innanzitutto dell'adozione della Convenzione di Istanbul, quelle che sono ancora le inadempienze della Convenzione di Istanbul. Si è parlato di migrazione, quindi delle donne straniere che arrivano senza documenti, di come i centri devono accogliere, perché purtroppo in alcuni centri si fa anche uno screening, la donna ha o meno i documenti, io l'accetto a secondo se c'è i documenti. Questo è un elemento. A questo punto mi collegherei, visto che stamattina è successa una cosa proprio mentre eravamo al corso di formazione dell'ASP, mentre eravamo là avevamo avuto notizia di un caso di una donna migrante che era arrivata col barcone, quindi una nigeriana, che era stata messa in un centro di violenza, ma
poi mandati in un centro appunto per queste donne, diciamo per queste migranti, a uno Sprasi, dove a Palermo. Pare che abbia subito, sia stata oggetto di tratta, okay? Quindi la signora si è rivolta ai carabinieri che cercavano di mandarla in un posto sicuro. E purtroppo la casa rifugio Mondorosa era piena, la casa rifugio di Morabito era piena, quindi mi sono attivata, essendo e facendo parte di dire dei 77 centri, ho detto mandatemi una relazione, mandatemi una consulenza di quello che sta succedendo, perché io invio tutto a dire, quindi mettendo in una mail list la mia richiesta, in automatico passano e mi danno risposta a tutti i centri che possono accogliere la donna. Quindi è importante essere in dire, perché non possiamo soltanto guardare il nostro territorio, che magari anche attraverso le buone volontà si creano e si aprono delle case di accoglienza dedicate alle donne, ma dobbiamo anche valutare l'opportunità, visto che il DPO nazionale non ci dà l'opportunità di aprire e di allargare questi centri, di mandarle via in sicurezza. E la donna, speriamo, incrociamo le dita, che possa a breve, diciamo in un paio d'ore, riuscire a metterla in sicurezza. Però è un'opportunità che dobbiamo fare e dobbiamo utilizzarla, perché se io in questo momento questo strumento lo metto e lo condivido con tutti gli altri. Poi parleremo di quello che sono importantissime, e il gruppo del supporto della protezione dei minori vittime di violenza domestica, perché ci sono dei modelli, non solo in Italia abbiamo dei problemi, ma la Danimarca ha dei problemi uguali ai nostri, dove naturalmente nei tribunali della Danimarca, che là non vengono predisposte gli affidi esclusivi, non vengono predisposte le liste protette dei minori, e quindi si parla di formazione anche dei giudici, perché se non si inizia a far capire a un giudice che una donna vittima di violenza insieme col bambino deve essere messa in un luogo e deve essere supportata in un determinato modo, non si può predisporre un affido condiviso con l'uomo maltrattante. E vabbè, possiamo andare avanti, non voglio dilungarmi troppo. E le altre attività, naturalmente stiamo lavorando in questo momento con un'indagine nazionale con il Dipartimento dell'Università di Roma, e stiamo collaborando con l'Università di Modena e stiamo collaborando con l'Università di Catanzaro. Che significa collaborando? Stiamo portando avanti una specifica ricerca sulla funzionalità relazionale, che è una cosa molto particolare. Questa nostra equipe di psicologhe abbiamo capito che bisogna far capire alle donne, quando esce da quella relazione forse c'è un problema e bisogna andare prima, diciamo andare a valutare cosa è successo prima di quella relazione, per far capire di non cadere in una identica relazione. Cioè, facciamo l'esempio: ho scelto un uomo maltrattante, finalmente esco fuori, nel momento che esco fuori magari ritrovo un altro uomo maltrattante. Proprio perché abbiamo qualche problema nella nostra psiche che dobbiamo attenzionare, e quindi attraverso questa nuova ricerca che stiamo portando avanti con tutti i centri del territorio, quindi calabresi, abbiamo fatto fare un test anonimo alle donne per poi attenzionarlo con le psicologhe per valutare insieme con loro quelli che sono i loro traumi non elaborati, perché ci sono dei traumi non elaborati. Uno a caso, giusto per avere un'idea, arrivavano molte da famiglie dove i padri erano padri padroni, quindi uscivano dall'ambito familiare come una forma di fuga e poi magari cadevano nelle... Però è solo una delle tante cose. Naturalmente collaboriamo con Mondorosa, con Casa Rifugio, collaboriamo con tutti i centri antiviolenza calabresi, perché stiamo aderendo a quello che è il coordinamento dei centri calabresi, si chiama CADIC. Tutto questo appunto perché la rete è essenziale nell'ambito del nostro lavoro. Eccola la Lucia Annibale. Lucia Annibale, ieri sera c'è stato il film. Lucia Annibale, giusto per avere le ultime indicazioni, è la referente del ministro Boschi. Lucia Annibale è diventata la referente per tutti i centri di violenza calabresi, e con lei stiamo lavorando al DPO nazionale, stiamo lavorando a quelle che sono le richieste dei centri
antiviolenza regionali calabresi che stanno per chiudere o stanno in difficoltà. La notizia bella è che sicuramente con Lucia abbiamo visto, abbiamo dalla sua storia sicuramente importante, ci sono tante cose da dover attenzionare. Però la cosa positiva è che in questi giorni, proprio avanti ieri, abbiamo vinto il bando del potenziamento dei centri di antiviolenza con il centro calabrese, quindi siamo riusciti a entrare da 500 domande presentate, siamo entrati al 28° posto e quindi parteciperemo al finanziamento. Io come attivamente coinvolte porto avanti quella che è la formazione e la sensibilizzazione nelle scuole, Mondorosa sicuramente avendo la gestione delle donne porta avanti tutto un altro tipo di percorso, quindi ci rivediamo le, certo, le attività, però è bello, la rete proprio per questo. Marco, grazie. Andiamo ancora avanti. E, allora, questa è bello, facciamo prevenzione e sensibilizzazione nelle scuole, possiamo andare velocemente. Questa è la manifestazione a cui parteciperemo, a cui abbiamo il volantino. Il 26 e il 27 novembre siamo a Roma, ci sono 8 tavoli tematici, proprio perché, non perché ci piace andare a parlare, a raccontarci, ma perché si va a modificare il piano antiviolenza nazionale del 2015, che secondo me non è stato fatto correttamente. Ci sono questi tavoli, tra cui appunto quello legislativo, quello sulla salute, quello sull'immigrazione. Andiamo con un gruppo di soci e poi vi racconteremo. Andiamo avanti ancora. Sì. Ok. Questi sono i costi per farvi capire quanto può incidere la violenza nell'ambito della nostra società. I costi sono là, 14 miliardi, 16 miliardi. Cioè, non è solo il centro antiviolenza, ma è tutto quello che si scatena intorno al centro antiviolenza. Quindi la donna naturalmente potrà fare abuso di sostanze, disturbi depressivi. Andiamo pure avanti. E qua inizio un attimino le strategie. Io accanto, prima di essere un avvocato, sono un'operatrice volontaria. Quindi accanto a questa attività porto avanti anche quello che è il supporto dei bambini e degli uomini. Del fatto di essere avvocata, quindi mi hanno chiesto pure di fare un piccolo intervento come avvocata, Marco, puoi andare avanti, grazie. Andiamo sui profili giudici, non voglio qua raccontarvi tutte le storie delle leggi, perché no, assolutamente no, voglio fare una cosa molto più, vai più avanti, ti faccio solo dire quello che ti devi fermare. Abbiamo detto che è un'educazione strutturale trasversale della cultura e quindi dobbiamo parlare di quelle che sono, fermati un secondo, abbiamo parlato dei maltrattamenti, l'ultima Cassazione di questi giorni parla di maltrattamenti non solo come maltrattamenti di fatti commissivi o omissivi, ma anche il disprezzo e l'offesa. La Cassazione penale l'ha definita come sofferenza morale e quindi rientra nel reato di maltrattamento. Andiamo avanti. Allora, sullo stalking, l'ultima Cassazione, io faccio con le Cassazioni così per farvi capire come l'evoluzione è la Cassazione penale e diciamo è il tribunale che dà le direttive su quelle che sono i cambiamenti. La Cassazione, l'ultima, dice che gli sguardi insistenti, minacciosi e intensi sono considerati stalking. Andiamo avanti ancora. Ok, io poi volevo dire soltanto due cose sulla Convenzione di Istanbul, che è sicuramente i diritti umani e quindi si va a fare un'elevazione di quella che è la tutela. E sui femminicidi, quindi abbiamo già parlato dell'ultima legge 119, che sicuramente ha fatto un recepimento di quella che è la Convenzione di Istanbul, ma la cosa importante è che l'Italia la raccolta solo perché stava andando incontro a un'inflazione, no? Perché aveva tutta questa grande l'ha ratificata soltanto per questo. Andiamo avanti, grazie Marco, che vado veloce. Allora, abbiamo, per quanto riguarda la violenza assistita, secondo la Convenzione di Istanbul, un supporto e un sostegno anche dei minori, quindi parliamo di un reato che viene definito e diciamo configurato. Quindi anche se nel nostro Stato, nel nostro ordinamento non esiste un'autonoma figura di reato perché si collegano a figure di aggravanti, però naturalmente ci sono varie sentenze che lo hanno ormai classificato come ipotesi di reato e noi come avvocati nei centri di violenza lo attenzioniamo. L'affidamento dei figli, abbiamo già detto che ci sono delle modalità che devono essere sicuramente predisposte,
vai avanti. Il diritto di visita è un diritto di visita che deve essere fatto in modalità protette. Perché? Non perché ci piace, noi partiamo dal fatto che il papà rimane sempre il papà, quindi ha il diritto di vedere i bambini, è il dovere di vedere i bambini, diritto dovere. Bisogna soltanto fare, riprendere e ricostruire quello che è il percorso, con un sostegno alla genitorialità e un sostegno all'uomo per quanto riguarda questi comportamenti. E quindi i bambini devono essere aiutati a rivalutare quello che è la figura maschile. Andiamo ancora avanti. Switch off, questo penso che sia importante. Che cos'è? Sono gli orfani di femminicidio. Switch off è una cosa che abbiamo fatto con dire, dove naturalmente si va a predisporre una linea guida per i servizi sociali, per le forze dell'ordine e per il sistema giudiziario. Perché? Perché sicuramente questi ragazzi che perdono mamma e papà insieme subiscono quello che noi chiamiamo una vittimizzazione doppia, un trauma doppio. E non ci sono fondi a sostegno di queste vittime, soltanto la Basilicata, il Lazio e il Molise ha predisposto una forma di indennizzo. E c'è una circolare dell'INPS, questo per le donne, per il supporto alle donne, questo magari vi può interessare come lavoratrice, che stabilisce che sicuramente le donne vittime di violenza possono avere una sospensione di quello che è l'apporto lavorativo di 3 mesi retribuito, però si lavorano, se non lavorano mi pare un po' di particolare. Ok, il risarcimento dei danni, bellissima questa cosa, esiste a livello di convenzione, purtroppo in Italia il risarcimento è molto limitativo, fermo restando è quello che noi partiamo come questione di parte civile, però c'è un'ipotesi di risarcimento dei danni, qual è? Quello che prevede, vai avanti, benissimo, è quello che prevede appunto un'ipotesi attraverso un titolo esecutivo, e questo l'ha fatto il Trentino è sempre avanti nelle cose. Allora, il Trentino, siamo stati in Trentino l'anno scorso, abbiamo partecipato al primo convegno nazionale antiviolenza, ci siamo accorti che siamo bravi, no, della Calabria a fare i progetti a finanziamento zero, ma lavoriamo bene, loro sicuramente hanno una spinta in più. Il diritto all'assistenza legale, quindi parliamo di gratuito patrocinio, che è importantissimo, quindi tutte le donne, in base a qualunque, diciamo, proprio status economico, hanno diritto, fermo restando che se non rientrano nel gratuito patrocinio perché qualche problema non la fa rientrare, come c'è da prendere anche nei tribunali, possono partecipare al fondo di solidarietà per la tutela contro le discriminazioni. Si può accedere, naturalmente, una cosa molto limitata. Il metodo Scotland è il mio obiettivo. In Inghilterra è l'uomo che viene a essere sospeso dall'attività lavorativa e la donna prende il posto, l'uomo ad essere allontanato, il supporto è un tutor che aiuta la donna, quindi è proprio un modello che secondo me dobbiamo pensare e rivalutare. Grazie. Dall'aspetto giuridico, comunque molto tecnico, passiamo a quella che è la realtà proprio vera, concreta dei fatti e dell'entrare proprio nelle case delle donne che subiscono violenza e alle volte anche portare queste donne fuori dalla casa, diciamo, violentata, chiamiamola così perché è un ambiente violentato quello. Anche se parlavamo prima con Maria Grazia, non è, dovrebbe essere il contrario, perché dovrebbe essere allontanato l'uomo e rendere quell'ambiente di nuovo un ambiente sicuro agli occhi delle donne e agli occhi dei figli. Maria Grazia è starte, molti la conoscono, tanti la conoscono, e ora ci dice un po' quello di cui si occupa. Grazie, buonasera a tutti, ringrazio tutti voi per averci coinvolto in questa iniziativa, dico coinvolti perché ci sono diverse socie presenti nella sala, diverse socie dell'associazione. Bene, quello di cui vi parlo sono i progetti che stiamo portando avanti. Sono dei progetti innovativi, sono dei progetti pilota che chiaramente non abbiamo copiato nessuno. Questo giusto per rifarmi al discorso della formazione, io sono d'accordissimo con l'avvocato Figliuzzi che ha detto determinate cose, però in un certo senso è come se come presidente dell'associazione Astarte mi sentissi un po' sminuita sotto questo aspetto, e vi spiego il perché. Era una cosa che volevo chiarire
da tanto tempo ed è giusto farlo anche pubblicamente, perché credo che se ci deve essere rete è bene le cose chiarirle. Allora, il progetto SOS Estate Donna, che è un progetto unico in Italia, o almeno lo è stato fino a poco tempo fa, è un progetto ideato da professionisti del sociale, quindi non è che è stato improvvisato. Professionisti che comunque avevano delle esperienze, per cui per quanto riguarda diciamo, la mia figura professionale, diciamo che io dal 2006 mi occupo di questa tematica. Per non parlare del fatto che comunque ho seguito direttamente molti anni prima delle situazioni a livello personale, quindi anche questa è una bella formazione, e quindi dopo aver fatto un'analisi territoriale in equipe multidisciplinare, così come è nata l'associazione Start, abbiamo deciso di ideare un progetto assolutamente nuovo e speriamo che un giorno le altre regioni possano copiare la Calabria, perché è un progetto unico, quindi per noi è una grossa, sarebbe una grande, ottenere un grande riconoscimento nel momento in cui si fa una cosa del genere. Dunque, in che cosa consiste? Il progetto consiste diciamo che la priorità più importante è l'immediatezza di intervento. Io sono in parte d'accordo con quello che ha detto Verusca sulla consapevolezza delle donne nel momento in cui denunciano. Secondo me la denuncia deve essere fatta immediatamente, anche perché quando la donna si rivolge o alle forze dell'ordine o all'ospedale o all'associazione è perché ha già fatto un suo percorso. Non è cioè nel momento in cui si rivolge a un operatore del sociale, sicuramente era da tempo che maturava l'idea, perché non è facile per una donna arrivare ad un certo punto. E allora gli operatori del sociale, quindi le associazioni, chi come noi opera in questo settore, deve essere pronto e prendere nell'istante in cui la donna chiede aiuto, di prendere l'occasione in balzo e portarla avanti. Questo è diciamo la cosa che ha fatto venire fuori il progetto SOS Starti Donna, definito un po' da noi tutti come un pronto soccorso del sociale. Quindi quando c'è un malessere fisico si va al pronto soccorso, quindi si pretende un aiuto immediato. Io faccio l'esempio del mal di denti, che è un dolore abbastanza atroce. Nel momento in cui ci viene mal di denti ci faremmo fare qualsiasi cosa e avremmo bisogno di un dentista all'istante per farci estrarre il dente, per avere un sollievo immediato. Quindi magari poi prendiamo gli antibiotici, gli antidolorifici, passa tutto. Quindi avevamo detto che dovevamo andare dal dentista la settimana successiva, non ci andremo più, finché non si verifica nuovamente l'episodio. È lì che interviene Start. E allora, purtroppo la violenza è un problema che non ha orari, non ha giorni, giorni settimanali, infrasettimanali, festivi e via dicendo, per cui l'aiuto va dato nel momento in cui viene richiesto. Questo è ciò che ci fa che ci spinge ad andare avanti, anche perché i risultati li vediamo, e che ci spinge ad andare avanti proprio perché se la donna viene aiutata in quel momento, nel 90% dei casi, almeno di quelli seguiti dal 2011 a oggi, il 90% si fa guidare. Si fa guidare non significa dire alla donna quello che deve fare, perché la soluzione la deve trovare lei. Noi semmai possiamo indicare quelle che potrebbero essere le possibilità, e questo lo facciamo chiaramente con gli altri enti, istituzioni presenti sul territorio. Nel momento in cui accompagniamo la donna in questura, può dire: signora, si potrebbe fare l'ammonimento, si potrebbe fare la denuncia, si potrebbero fare determinate cose. Poi è la donna che in base alla sua situazione sceglie quella che è la soluzione più ideale. Quindi questo è il progetto. Fanno parte dell'associazione sia uomini che donne, quindi anche questo ci differenzia dagli altri. In merito alla manifestazione del 26, a Roma, noi abbiamo deciso spontaneamente di non partecipare. Siamo stati a Roma l'8 ottobre, quindi alla prima assemblea che è stata fatta, e l'abbiamo trovata molto discriminatoria verso gli uomini. Allora,
era molto chiaro il messaggio lanciato, tanti i messaggi lanciati anche dalla Calabria, che io non ho condiviso sinceramente, così come altri soci, anche uomini presenti dell'associazione. Io credo che la lotta contro la violenza sulle donne vada fatta, deve essere fatta da tutti, uomini e donne, anche perché abbiamo un papà, abbiamo avuto, almeno io, e abbiamo un compagno per chi ce l'ha, e quindi cioè, non è che tutti gli uomini sono violenti, anzi, diciamo che agire insieme può essere anche un dare fiducia, un voler dire alle donne che in quel momento, che nell'istante in cui le aiutiamo, hanno subito violenza, hanno bisogno di aiuto, è un messaggio che lanciamo nel dire guarda che gli uomini non sono tutti uguali, per cui sì, ti è capitata questa brutta avventura, adesso cerchiamo di ricostruire insieme. Il fatto di avere comunque degli esempi positivi maschili nell'ambito dell'associazione e per noi è una cosa molto importante, e anche questo diciamo che ci allontaniamo un po' da quelle che sono le linee guida dei centri antiviolenza nazionali. Quindi questo diciamo, il progetto, fanno parte del progetto, diciamo, gli operatori sono dei professionisti del settore, per cui abbiamo l'avvocato che non sta dietro una scrivania, ma l'avvocato che viene chiamato alle 10 di sera, si alza dal letto e viene al pronto soccorso o accompagna la donna in questura. Quindi è un modo di vedere le professionalità al di là di come siamo abituati a vederli, quindi siamo degli operatori di strada. Quando mi dicono ma dov'è la sede? La sede è in via Carlo V, ma in realtà io non so dove sono, perché sono in mezzo alla strada, così come tutti i miei collaboratori, uomini e donne. Siamo contenti di fare questo perché seguiamo la donna dal momento in cui ci chiede aiuto e cerchiamo di portarla avanti nel limite del possibile. Avere degli avvocati nell'ambito dell'associazione non significa che quella donna deve essere seguita da quello specifico avvocato, assolutamente no. Arrivano donne che hanno il loro legale e noi ci confrontiamo con loro, perché è giusto che sia così ed è giusto che si faccia rete in questo modo. Così come chiediamo aiuto ai centri antiviolenza, alle case di accoglienza e alle case di rifugio, però devo dire che tutto quello che è stato detto fino ad ora sembra quasi un sogno, perché credetemi, è difficilissimo alle 10 di sera o alle 11 o all'una di notte cercare una casa di rifugio che abbia un posto libero, è impossibile. Quindi il problema purtroppo si ripropone costantemente. Quindi il problema della donna rimane. Con la dottoressa Vincitore, con Berusca, abbiamo seguito dei casi in cui ci siamo dovuti rivolgere a case di riposo per anziani perché non sapevamo dove mandare la donna. E questo è veramente assurdo e non deve accadere più, bisogna dare dignità alla donna. Noi a breve apriremo una casa rifugio, una piccola casa rifugio, perché avrà due, massimo tre, quattro posti, non di più. Ed è una casa di rifugio di emergenza, ossia accoglieremo la donna nell'immediatezza, noi ci auguriamo che rimanga due o tre giorni e cerchiamo poi di trovare invece magari delle strutture che sono in grado di accoglierle per più tempo. La cosa importante che mi piace dire, che ho visto più o meno, io collaboro con tante case di rifugio della Calabria, ma anche fuori, io credo che nel momento... Come? Sì. Il resto è case per donne in difficoltà, che è una cosa diversa. È una cosa diversa, però vengono accolte. No, ma il problema è che la donna non è bene mandarla là, perché c'è tutto un problema. Però c'è una cosa che non condivido, se permettete, no, io voglio dire. Il problema rimane che nella casa per donne in difficoltà ci sono delle. Te lo spiego. Allora, giusto per fare questo passaggio, perché sennò magari non è chiaro neanche a loro. Allora, cosa è predisposto in Calabria? Abbiamo i centri antiviolenza riconosciuti 9 centri con le due case rifugio. Solo due case rifugio dal DPO nazionale è previsto. Tutto il resto sono case per donne in difficoltà.
difficoltà. Le case per donne in difficoltà, si tratta di una donna, magari non ha i soldi per l'affitto di un accolto, può essere accolto anche, in alcune ipotesi anche un uomo, può essere accolto, quindi si trovano dentro una struttura, aspetta, no, dico, ci sono altre case dove accolgono pure gli uomini, gli anziani, tipo c'è un merito che raccoglie tutto. Allora, cosa succede? Che nella donna, quando arriva in una casa rifugio, deve essere messa, deve riprendersi il suo equilibrio, quindi non può stare attenta a cosa si trova accanto, ok? Quindi è importante, sì, sicuramente, avere una disponibilità subito, quindi è importante avere anche la casa emergenziale che ce l'hai, no? Ma è importante poi mandarla in un luogo giusto. In Regione Calabria stanno facendo una differenziazione, te lo dico perché ci stiamo lavorando, su quella che è la legge e sul riconoscimento e accreditamento, perché le case per donne in difficoltà non possono, non potranno accogliere donne vittime di violenza. Cioè proprio una sarà una separazione netta, ma non perché la Calabria decide una cosa del genere, è perché proprio a livello nazionale arrivano delle linee guida, ok? Quindi è importante anche noi prendere consapevolezza che ci sono dei passaggi da dover fare anche nelle difficoltà. Quindi io per questo dico, chiamo 77 centri, perché con i 77 centri so che la donna viene mandata in un centro, diciamo, specializzato, in un centro qualificato. Quando è successo Merito, questo forse non lo sapete, vi racconto quest'altro passaggio, la ragazzina di Merito purtroppo viveva in una separazione in casa, padre e madre. La mamma era una amica stretta del padre mafioso, ok? Il padre era parente del mafioso, quindi si era paventata l'ipotesi che la ragazzina doveva essere comunque tolta da quell'ambiente, perché sicuramente c'era una vittimizzazione, c'era un problema di farla sentire in colpa. Dopodiché non c'era un posto dentro una casa rifugio per minori, perché era una minore, da poterla mandare, perché in quel momento a Reggio c'erano gli immigrati, quindi non si poteva mandare una ragazzina vittima di violenza in una casa dove c'erano minori, anche immigrati, maschi, donne e tutto il resto. Quindi è importante questo passaggio da non sottovalutare. Certo. In merito alla piccola casa rifugio che stiamo per inaugurare nei prossimi giorni a Miglierina, io vorrei aggiungere un'altra cosa che ritengo importantissima. La donna in questa casa si deve sentire libera. Purtroppo nelle case di accoglienza, nei rifugi, succede, ci sono delle regole che a mio avviso sono troppo restrittive. Quindi noi abbiamo, allora, per quanto riguarda i casi seguiti da noi, e purtroppo le donne coinvolte sono o infermiere o badanti, che spesso non hanno un lavoro vero e proprio, che magari vanno avanti facendo le notti, vanno avanti facendo le badanti, quindi ci sono degli orari particolari. Il fatto di mettere delle restrizioni in merito agli orari è una cosa che noi non condividiamo assolutamente, perché spesso la donna a quel punto non è più vittima, ma viene trattata quasi, cioè solo per aver denunciato, vengono posti dei limiti che non hanno assolutamente motivo di esistere. Quindi la donna si deve sentire libera, non dico che si deve sentire a casa, perché purtroppo è possibile, i propri affetti, le proprie cose, quelli ce li abbiamo solo a casa, però se non altro farla sentire libera, cioè fortificarla, non farla pentire per quello, diciamo, alla fine uno dice, ma chi me l'ha fatta fare? Forse era meglio subire violenza che non sentirmi io stessa carnefice, verso una persona che comunque in questo momento è in casa mia e gode delle mie cose. Io purtroppo sono tante le donne che stiamo aiutando che sono state costrette ad abbandonare il proprio domicilio, la propria casa, e che purtroppo sono state nei centri antiviolenza, che poi hanno dovuto cercarsi una casetta in fitto, sostenere le spese, mentre i mariti, i compagni, via dicendo, stanno belli tranquilli. Noi tutto questo non lo condividiamo affatto, insomma, quindi speriamo che le cose possano cambiare. Ma io, più che cambiare le leggi, io proporrei che le leggi venissero applicate, perché tutte le belle parole che spesso sentiamo purtroppo non esistono, i provvedimenti di urgenza,
le denunce che uno quando va può prendere, può denunciare quando vuole, non è assolutamente vero tutto questo, perché spesso o per carenza di personale o per altri motivi specifici, nel momento in cui una donna va in questura o dai carabinieri e via dicendo, in generale dalle forze dell'ordine, di sabato pomeriggio o di domenica notte le dicono: signora, rivenga domani mattina perché in questo momento sono solo. Allora questo non lo possiamo sentire, quindi è inutile far finta che tutto va bene. Allora, le leggi esistono, applichiamole, e nel momento in cui vengono applicate facciamo in modo che se poi in qualche modo devono essere limate, aggiustate, allora in quel momento forse possiamo fare qualcosa in più. Grazie. Diamo ovviamente le conclusioni perché i tempi sono stretti, so che l'argomento è ampio e ognuno vorrebbe poi confrontarsi, lo faremo in un'altra sede perché purtroppo i tempi sono stretti. Prima delle conclusioni che sono affidate al bravo e anche disponibile Marco Marchese, Benedetta e Susanna ci dedicano un momento di riflessione con la lettura di alcuni passi significativi brevissimi, ma brevi e concisi. Ma noi lo sapevamo che voi eravate bravissime. No, è un piccolo brano tratto da Grammi dell'anima di Massimo Bisotti. Viviamo, allora, ho imparato nel tempo che protezione e dolcezza sono petali della stessa rosa, che non vi è prestigio nelle apparenze e non vi è arroganza nel suono dell'anima. La nostra anima ci induce a osare anche sull'orlo del precipizio e oltrepassare l'impossibile per assaporare il vero gusto delle cose, la loro essenza primaria. Viviamo di pane e speranza, di attesa, di giri di valzer che mettono le chiavi nelle porte del tempo. Ma a volte dobbiamo disobbedire alle porte e spaccare vetri per toccare la veste della felicità. Perché la perfezione non sta nel volo, ma nell'atterraggio. E quello è il momento in cui si restituisce l'anima all'equilibrio. Un aforisma di Alba Verini che dice: la donna è un firmamento, ma se un uomo non sa leggerne dentro, vede solo la notte. Ecco, e allora l'unico uomo della serata che è anche il protagonista a questo punto, saluti e conclusioni del panel dell'incontro. Grazie mille. Io voglio dire poche cose, pochi minuti e anche alcune proposte, perché è importante, come si dice, sporcarsi le mani e andare sulle cose concrete. Siccome a me piace il gusto della polemica, faccio soltanto una domanda: le istituzioni stasera dove sono? Esatto. Non c'è e non c'è bisogno di aggiungere altro, perché sono state invitate tutte, non c'è bisogno di aggiungere altro. Sapete perché? Noi partiamo dal presupposto che l'Italia è un paese che non è fatto per donne, cioè è inospitale per le donne, inospitale perché sappiamo bene che storicamente la cura della famiglia, la cura delle persone portatori e portatrici di handicap, la cura delle persone anziane è un qualche cosa che è stato affidato alle donne in più a tutto ciò che loro dovrebbero svolgere nella società, nella quasi totale assenza di servizi. Perché non abbiamo asili nido, perché non abbiamo asili, perché non abbiamo supporti, perché nelle aziende non ci sono tutta una serie di servizi che possono essere offerti su misure tagliati per le esigenze delle donne. Quindi partiamo già con un handicap, partiamo già dal presupposto che tutta una serie di cose sono, come dire, dovute. E non esiste un welfare tagliato su misura anche per le donne. Ecco perché non è per il gusto di fare polemica, ma la presenza delle istituzioni in momenti come questi è l'occasione per, e forse per questo che non ci sono, per farvi assumere degli impegni.
E naturalmente se una persona è assente non si può assumere degli impegni e di conseguenza scappano via a gambe levate oppure escono fuori tutta una serie di impegni improvvisi all'ultimo momento per fare in modo che non si sta qua al tavolo a ragionare e quindi ad assumersi questi impegni, ad aprire i tavoli di discussione, a tagliare pezzi di bilancio perché purtroppo le cose si fanno con i soldi. I soldi sono pochi, però è necessario trovarli per fare queste cose. Il ruolo dell'informazione è assolutamente fondamentale in tutto questo. Io voglio dire una cosa, i dati incominciano ad essere confortanti, cioè il numero dei femminicidi lentamente, troppo lentamente, si sta riducendo, ma siamo lontanissimi ancora da quel numero accettabile di femminicidi in Italia, oserei dire nel mondo, l'unico numero accettabile è zero. Poi è chiaro che bisogna essere realisti, calarsi nella realtà, zero probabilmente, voglio essere fiducioso, ci arriveremo dopo un lungo percorso, però abbiamo capito una cosa, che il ruolo dell'informazione svolge un ruolo determinante, perché grazie alla moltiplicazione di queste iniziative e grazie agli organi di informazione che aumentano lo stigma sociale contro chi commette violenza contro la donna, questo tipo di violenza, è soltanto grazie a questo che noi possiamo registrare queste lente riduzioni. Siamo sulla strada giusta, ma non è assolutamente sufficiente. Quindi tutte le associazioni, tutti gli enti pubblici, noi che lavoriamo in CGL, voglio dire, siamo sul pezzo tutti gli anni e non solo in occasione del 25 di novembre, oppure diciamo, nel periodo di fine novembre quando c'è la celebrazione. È necessario, se vogliamo dare un'accelerazione al contrasto di questo fenomeno, che il 25 novembre sia, non voglio dire la cosa banale tutti i giorni, ma almeno tutti i mesi. Abbiamo la necessità di moltiplicare le iniziative informative, gli incontri pubblici e dobbiamo tirare per la giacchetta le istituzioni perché laddove si possono creare servizi tagliati su misura per le donne e soprattutto dove si possono ritagliare supporti concreti ai centri antiviolenza, alle associazioni che si occupano di violenza contro le donne, questo va fatto, va preteso. Noi non ci sottraiamo da quelle che sono azioni che devono essere concrete e quindi, ed è l'ultima cosa che dico, sono felice di poter fare un annuncio di due azioni concrete che come FISAC e CGL, come CGL Catanzaro Lamezia, quindi Camera del Lavoro di Catanzaro, dai prossimi giorni noi cominceremo a promuovere. Le due azioni concrete sono queste. Noi abbiamo circa 30.000 iscritti nella provincia di Catanzaro, circa la metà sono donne, lavoratrici e pensionate. Noi vogliamo raggiungere tutte queste persone e vogliamo mettere fisicamente nelle loro mani le informazioni, perché questa è una cosa importante. Perché quando ci si trova davanti ad una situazione familiare difficile, quando c'è il tuo compagno, il tuo marito che per un lungo periodo ti ha vessato, spesso non si trova da una parte il coraggio, ma soprattutto si fa fatica a trovare le informazioni. Le informazioni a chi telefono, a chi posso dare un colpo di telefono per chiedere consiglio, che cosa devo fare, oppure che cosa devo dire, chi mi può supportare, chi mi può accompagnare, chi mi fa parlare, con chi può indirizzarmi per valutare e per trovare una soluzione alla mia situazione di quel momento. Quindi l'annuncio che faccio è quello che vogliamo interloquire concretamente con le associazioni che sono a questo tavolo e anche con altre, perché noi vogliamo far avere su un Debriant, su un volantino, una raccolta di informazioni sintetica, precisa,
ma darla a tutte le persone, a tutte le donne che noi possiamo raggiungere, in modo che le associazioni possano essere più facilmente contattate e quindi voi potete svolgere, diciamo, il ruolo sul quale vi state professionalizzando. Un'azione che chiedo alle associazioni, per cui ai player, ai giocatori, voglio dire, di tutto quanto questo sistema, è quello di fare rete. Se io mi presento davanti al comune di Catanzaro, cioè se vado in comune a Catanzaro con un progetto e la mia associazione rappresenta 20 persone, ma non è un discorso di quantità, io non ho mai fatto un discorso di quantità perché la quantità non è sinonimo di qualità. 20 persone, potrei raccontarvi, ma chiaramente non lo farò adesso perché siamo già a sera tarda, potrei raccontarvi di case history, no? Casi italiani dove 30 persone hanno, voglio dire, rivoluzionato in X tempo, magari degli anni, ma hanno fatto delle cose, diciamo, straordinarie. Però purtroppo la politica ci valuta in base alla quantità. Chi sei? Chi rappresenti? Allora noi dobbiamo essere furbi nel senso che dobbiamo cercare delle alleanze e ci dobbiamo presentare presso gli enti, presso chi può allargare almeno un minimo il cordone della borsa, per cercare interlocutori con i quali io posso discutere e mettere e far vivere i progetti importanti. E quindi fare rete significa dire: guardate che io non rappresento i miei 20 iscritti, i miei 20 volontari, ma siamo una rete di 200 associazioni e rappresentiamo 50 persone. Rispetto alla politica fa la differenza, è un discorso puramente e squisitamente numerico. Benissimo, voi sapete che la politica si comporta in questo modo e ci valuta in questo modo. Allora dobbiamo avere questa furbizia di trovare dei sistemi e dei canali e di pungerli nelle parti sensibili. E le parti sensibili sono chi sei, chi rappresenti, qual è la quantità, quale può essere il tuo bacino. Utilizziamo queste furbizie. Ultima cosa, ed è il secondo annuncio che voglio fare, ne abbiamo parlato con Antonella, dai prossimi giorni noi promuoveremo una raccolta di fondi. Perché le associazioni come Astart, se hanno un problema per realizzare i loro progetti, cioè non è che la casa rifugio tu la metti in piedi così. La casa rifugio significa che probabilmente devi pagare l'affitto a qualcuno che te l'ha data, significa che devi pagare la bolletta della luce, significa che devi, diciamo, hai proprio, cioè, le spese vive, che se non ti puoi permettere di pagarle, la casa rifugio tu non ce l'hai. E allora quello che noi vogliamo fare è una raccolta fondi a donazioni. Noi per fortuna abbiamo centinaia, attraverso la Camera del Lavoro, migliaia di contatti. Gentilmente aprite il portafoglio, un euro, 10 euro, 10 euro, chi può 100 euro, 100 euro, ma facciamo faremo a partire dai prossimi giorni una raccolta fondi da distribuire presso i centri antiviolenza, perché questa è, al di là di tutto quello che ci possiamo raccontare, che va benissimo, ok, e che va fatto, però poi dopo dobbiamo scendere nel concreto sulle cose, perché se vogliamo cambiare la vita delle persone dobbiamo pure pensare a queste cose che saranno, diciamo, pratiche, materiali, ma che sono fondamentali per portarle avanti. Perché io mi piacerebbe che Astarte non avesse soltanto 3-4 posti letto nella casa rifugio, mi piacerebbe che ne avesse 30-40 posti disponibili su magari più rifugi, e per fare questo c'è bisogno di fondi, siccome di pecunia, esatto, e siccome i signori delle istituzioni scappano a gambe levate, perché lo sanno che quando vengono a questo tavolo poi devono assumere degli impegni, e allora signori ci dobbiamo attrezzare anche un po' noi. Io vi ringrazio moltissimo per essere stati qui fino a tarda sera, grazie davvero, e quello che noi diciamo lo facciamo, quindi state sicuri che gli annunci che abbiamo fatto si fanno, e quindi ci date la parola per i saluti. Non è annunci
ma da domani hanno preso un impegno serio, raccoglieranno fondi e faranno, continueranno a fare promozione su questo argomento e tanti altri, perché la CGIL è anche tanto altro. Marco mi ha ovviamente dato l'assist per la chiosa finale parlando di politica e di istituzione. Io vorrei ricordare che in Italia, in Calabria, siamo quelli dove il tribunale che deve ricordare ai politici che nelle amministrazioni ci sono delle quote di genere da rispettare. Quindi non aggiungo altro.